Penso che sarebbe molto bello se riuscissimo oggi così a scantonare la logica, i canoni proprio delle solite presentazioni di libreria, pur essendo una questione di libreria. Quindi sarebbe molto bello che riuscissimo, io come amico, estimatore e anche critico, poeta anch'io, tu come romanziere, del Solniero o di altre cose, a parlare di questo libro in un modo, non dico trasversale, in un modo non usuale, non paludato, non capito? Non pletorico e retorico, e quindi io volevo intanto che tu brevemente cominciassi a parlare di come è venuto questo libro. Io poi ne faccio ne do un resoconto proprio critico, non dico esegetico, ma quasi, e poi ricominciamo in un passaggio di così, in un palleggio quasi così, che comprende e consente e auspica anzi anche l'intervento dopo, magari tra un'oretta di alcuni di voi, se avete delle cose da chiedere, perché si scrive anche a nome degli altri, insieme agli altri, non è che cioè, il lettore e lo scrittore, quindi è poi un tema così forte, così contemporaneo. Sì. Ecco, in effetti l'osservazione di Plinio introduce un po' allora io distinguerei subito le spinte emotive, la contingenza che spinge a scrivere qualcosa e poi quello che invece di fondo è un qualcosa che si muove comunque dentro ognuno di noi e che sfocia, in questo caso, nella scrittura. In realtà, in questo caso, le due spinte, quella a scrivere e l'altra a diciamo, dar sfogo a delle passioni personali, si sono unite e hanno trovato questa foce che poi è il libro, che ha praticamente un anno di vita. Io inizierei dal titolo, dice perché Solinero? Allora, ogni titolo ha un significato e non ce n'ha nessuno, ogni vero titolo. Solinero è un simbolo esoterico, è un romanzo di Gilles Leroy, che si chiama proprio uguale, Solinero, uscito alcuni anni fa. Il Sole Nero è un soggetto teatrale di Rocco Familiari, da cui poi ha tratto un libro che io ho letto e che non ha nulla a che vedere con questo. Poi c'è un successo dei Liftiba del 2010 che si chiama Sole Nero. Sole Nero tristemente è stato protagonista della storia nazista, perché figurava insieme alla svastica nei simboli nefasti del nazismo, però il simbolo del Sole Nero risale addirittura al V secolo d.C., quindi quel poveraccio pazzo di Hitler, questo era una persona colta, quindi probabilmente lo sapeva, però l'ha usato ad usum principis proprio. E poi al di là di questo c'è la contingenza del problema delle macchie solari, adesso per dare uno sfondo il contingente che ogni 11 anni le macchie solari, il cosiddetto, allora il ciclo ce l'ha pure il sole, cioè, diciamolo in una forma una forma un po' provocatoria, sì, sì. Solo che dura 11 anni, tutto è ciclico in natura, esatto, è un ciclo che si ripete e il cosiddetto picco lo raggiunge ogni 11, 12, 13 anni. Per la cronaca, da noi è previsto, da noi nella nostra esistenza reale è prevista nel 2013 il nuovo picco delle macchie solari, che poi in realtà non ci facciamo mancare di niente, sì. In realtà ci sta una grande vena di catastrofismo, sì. che corre sotto questa, ci sono dei futurologi che vivono di queste presunte contingenze. Per esempio, era prevista quest'anno un brillamento di classe X. Voi dovete sapere che i brillamenti solari sono di 5 classi, A, B, C, M e X. La più devastante, quella che neanche si può raccontare perché uno è la classe X. Ce n'è stato uno, mi pare, qualche mese fa, X20, che avrebbe dovuto sconvolgere e invece non è successo nulla. Nella storia, infatti lo dico nel libro, ci sono stati X20, sì. Ci sono stati degli episodi nel 1859 negli Stati Uniti dove saltarono le comunicazioni telegrafiche. Poi nel 1921, nel 1989, che per 9 ore 6 milioni di canadesi rimasero al buio. Però ecco,
qui. Sono poi nati tanti canadesini, no? Che a New York è successo col... Sì, è vero. Perché queste macchie solari cosa fanno? Si chiamano coronal mass ejection, cioè getto di massa coronale, che provoca sulla Terra delle tempeste geomagnetiche che mandano in tilt tutti i sistemi di telecomunicazione, tutti, e l'elettricità, a partire dalla stessa polarità. Quindi si crea un caos e si torna come all'isola dei famosi, cioè non esiste nulla di... Quindi sarebbe... Facciamo questo collegamento pazzesco. No, non è pazzesco, invece purtroppo è drammaticamente e ironicamente contemporaneo. Ci metto pure quest'ironia. E allora il romanzo l'ho ambientato nel 2022 in occasione di una ipotetica fase di picco dell'attività solare di queste macchie e in concomitanza con la realizzazione, qui andiamo all'altro versante scientifico, del progetto di centrali termodinamiche nel Maghreb, che è una cosa storicamente verissima, non si chiama Lightstorm, io nel libro lo chiamo il Lightstorm, no? Si chiama Desertec, va bene, comunque questi sono documentati su vari siti internet. Quindi si parla delle energie rinnovabili, nella fattispecie del solare termodinamico, ce ne sono vari tipi. E io qui nel libro ho preso a spunto forse la più poetica delle realizzazioni del termodinamico, cioè una centrale che ha la torre centrale di ricezione che è alta 130-140 metri ed esiste storicamente già in Andalusia e per la gioia di noi colleghi SIAE si chiama Gema Solar. Quindi c'entra un'altra volta la Gema, che è la nostra. Andalusia è di l'orca. Sì, e il nostro collega è stato in Andalusia e quando poi gli ho spiegato questo particolare, lui ha detto: ecco che cos'era quella specie di sole che stava sospeso a 100 metri di altezza, perché era la ricezione dei 2650 eliostati, che sono degli specchi riceventi, ognuno di 111 metri quadri più o meno, che restituiscono la luce solare su questa grande torre ricevente, che poi, questa è l'invenzione del nostro professor Rubbia, premio Nobel, andato via dall'Enea, che ha dovuto andare in Spagna per realizzare. Premio Nobel ha vinto lavorando e ricercando in all'estero, Svizzera, come del resto la lei in questo. Adesso poi c'è tutto il solare, no, non dico più nulla perché ci sarebbe da parlare fino a domani, quello che si sta realizzando, quello che verrà realizzato in Sicilia, in Sardegna, vari progetti pilota. Poi c'è l'altro lato, che cos'è la scrittura? Perché a un certo punto il lato contingente, come esordivo prima, si è incontrato con ciò che sta tra la memoria e il futuro, cioè la scrittura è un'esigenza profonda che affiora quando c'è qualcosa che ci impressiona, qualcosa che si situa in un momento in cui manca il focus, cioè è un territorio che ha bisogno di venire a galla. Noi ogni giorno assorbiamo mille stimoli, esperienze, biologia dei fatti, potremmo dire. Questa biologia si carica dentro e poi ha necessità di essere fissata sul supporto, perché a questo punto, che sia la scrittura a mano, io ancora ogni tanto scrivo a mano, o quella virtuale, poco importa, ciò che conta è che è un passaggio, cioè l'ho vissuta in questo libro come un passaggio obbligato da una riflessione, cioè alla fine la scrittura, ho detto, si pone tra la memoria e il futuro, perché collega delle situazioni che ho vissuto e su cui non ho riflettuto, le collega alla coscienza, cioè la scrittura mi ha permesso di prendere coscienza di tutta una serie di riflessioni. Per cui che succede? Che dopo aver scritto il libro, e questo io penso sia una condivisibile, una riflessione che può essere alla portata di ciascuno di noi. Dopo aver scritto il libro, ho detto anche in un'intervista, accade che aumenta il livello di coscienza, aumenta forse la nostalgia per qualcosa che hai vissuto
o il rimpianto per non averlo vissuto, e aumenta la geografia del possibile. E qui il discorso cambia, perché andiamo a finire a Bufalino, a Saramago, andiamo a finire ai grandi nomi, e cioè il concetto di invenzione. Allora, Saramago, nella quarta di copertina di un suo libro, adesso non mi viene il nome, lui disse: io faccio sempre una scommessa con il lettore, gli chiedo di accettare una situazione impossibile. Se lui accetta, il gioco è fatto, perché io la porto alle conseguenze logiche estreme. Bufalino che fa? Quindi saltiamo di palo in frasca. Bufalino allarga la realtà, e la finzione spalanca i confini del reale, del possibile. Cioè, con la scrittura, tornando al discorso humus, il territorio del conosciuto aumenta, e aumenta a misura che l'autore lo sa gestire, lo sa far rendere del conosciuto? Il territorio del conosciuto. Quindi che succede? Che alla fine anche chi scrive si ritrova in possesso di qualcosa che prima non aveva, perché è un effetto dialettico. La scrittura ha un effetto dialettico, cioè nulla di più lontano dall'idea di ah sì, adesso scrivo quello che è successo. No, perché l'evento avviene mentre tu lo vivi, non è qualcosa, altrimenti sarebbe un diario, lì cambiamo discorso, cioè cosa ho vissuto, cosa è stato quel periodo, un diario, una cronaca, insomma. Nella fase del libro io sento proprio una necessità di riconsiderazione del reale e di immersione dello stesso reale in un contesto diverso, che poi, nel caso dei grandi scrittori, diventa a sua volta reale e lo duplica. Dall'altro, un libro di Saramago è L'uomo duplicato, bellissimo, affascinante come concezione. Ma se l'uomo, quando viene romanzato, non è mai così fermo, no? Viene in mente Mutare e smutare, il Dangling Man di Saul Bellow, l'uomo in bilico, sì. È duplicato, è in bilico. Un uomo in bilico, però, se è duplicato, peggio che duplicato, perché se crolla, crolla tutto intero e doppio. Il problema non è questo. Tu sei molto affabulante, perché lui in realtà sta parlando da poeta, non so se avete sentito. Tu stai presentando il tuo romanzo con tutto il valore e anche i pregi del tuo essere poeta, e quindi hai costruito una specie di romanzo psicologico parallelo. Adesso sto scherzando, perché io voglio dare vivacità a questo incontro. Allora, diciamo questo: Le meraviglie del possibile è il titolo di una famosa antologia degli anni 70, e che però il paradosso è questo, che allora era veramente futuribile. Oggi quello che so che tu sei pedagoga, sei prima parlavi di Rodari, quindi cosa raccontare, cosa raccontare ai bambini? Ma il bambino una volta giocava con l'astronave, vedeva i film di fantascienza, ora per paradosso è tutto superato, sì, è perché si trova gli eliostati, gli elianti, e cioè, e per cui che una volta erano al massimo nei quadri surrealisti, scherzando, ho detto sembra un quadro lì da lì, no, questi deserti infiammati, queste donne giraffe, queste. E tutto invece si tiene. Allora, ai tempi appunto delle grandi avanguardie, si poteva ancora amministrare da una parte la realtà, bravo, e dall'altra parte le meraviglie del possibile, cioè un gioco della fantasia, il romanzo delle possibilità, diciamo così. Oggi non è più così. Tu racconti crudamente un sole nero, va bene, l'hai accelerato, ma siamo quasi alla cronaca diretta, questo è quasi, quasi il diario di un vero geochimico che va. Poi la cosa divertente, adesso vi faccio vedere come la realtà annida degli enigmi e delle stranezze, che qui, la tua data del 2022 è come presa per refuso, è stata qui corretta. Sicuramente ci sarà stato un zelante redattore che ha detto 2012 Milano, mentre invece è il 2022. Quindi vedete che, come una volta, mi ricordo che il povero Antonio Porta mi disse che per quattro volte, correggendo le bozze, il Dio scritto con la minuscola, che poi il verso era Dio con la minuscola, è un pregio, non è un difetto, è un atto di fede, e niente, il proto non accettava che Dio fosse scritto con la minuscola. Quindi prime bozze, seconde bozze, terze bozze, prima di stampare il libro dovevo andare lì.
a fare il cliché, Polonio scritto con la minuscola, non è un refuso. Nessuno poteva pensare che questo era 2022, cioè. E allora mi viene in mente il 1934, scusate, 1984, quando a un certo punto ci si doveva arrivare. Una volta che poi siamo arrivati a superare, ti ricordi, a quel punto si è capito, in quell'anno lì, secondo me, la science fiction ha raggiunto, il romanzo ha raggiunto se stesso. Non è neanche più possibile fare il discorso della fantascienza, perché oramai, capito, in qualche modo. E questa è una bellissima testimonianza del punto fermo in cui, con delle geometrie, con delle ellissi, forse veramente anche psicologiche, astrali, forse anche inconsce, ecco, il punto in cui il conscio raggiunge l'inconscio, anche questo, tu hai parlato, è stato molto affascinante e anche visionario, dice l'inconscio, il conscio, io ho raggiunto il preconscio, la scrittura a mano e quella virtuale, ma la scrittura è una sola, insiste per dire, no, io non posso, io che sono uno scrittore ti assicuro che si scrive sempre nello stesso modo, anche se tu stai lì col computer o c'hai un treno nella freccia rossa, stai scrivendo. Vabbè, certo, voglio dire, è chiaro, in quel momento forse può darsi che hai una maggiore velocità, eccetera, forse se ancora scrivi, ma è sempre l'ispirazione o no? Nel senso, sto scherzando, tu sei uno scrittore che sei un amico, è uno scrittore che ammiro. Nel senso che poi alla fine se scrivi un brutto libro, se sei un cattivo scrittore, puoi scrivere pure con l'ultima generazione del computer, o scrivi a mano col pennino Penny come faceva Riccardo Bacchetti, sai, lui scriveva soltanto quei pennini di anni. Aveva, però diceva che aveva una grande riserva di pennini. Ancora, abbiamo fatto il tempo da bimbetti, forse anche tu ancora a fruire di questi banchi dove c'era ancora il posto per metterci il calamaio, no? C'erano questi buchetti tondi che era il posto del calamaio, quando eravamo nell'elementare. Vabbè, basta, voglio dire, no, il pregio di questo libro, intanto la cosa curiosa è questa, sì. Vedete, ecco, adesso è lo stesso libro, sono due edizioni diverse, questa è uscita con una tiratura meravigliosa, ecco, per una cosa sbagliata, e questa invece è stata giustamente ristampata, anche molto elegante, e però devo dirti, io che amo con l'eleganza, questa qui, che invece il vero sorrendito è questo, perché questo ti trasporta in quello che questo non è. Questo poi glielo diciamo all'editore, cioè sembra un romanzo esotico, la palma, il palmizio, certo, rigorosamente nero, in silhouette, bello, questo qui è bianco, il cammello, il dromedario, cioè, è già più dichiarato. Però è proprio l'Africa che questa invece qui non è, perché qui c'è un'Africa ancestrale veramente inconscia, l'avete letto? C'è quell'incontro, questa famiglia, questa donna primigenia, questa beltà anche che arriva, è kubrickiana, sembra veramente di tornare all'origine. Fa troppo il tè nel deserto, capito? Cioè, è un film che abbiamo anche amato, insomma, altro che quello di adesso, è il miglior Bertolucci, questo fa troppo tè nel deserto, colazione. Invece questo è proprio il sole nero, cioè questa è una tempesta, come dicevi tu, ai noi ci siamo presi 2013, stiamo cercando, sì. Una tempesta di un sole nero di Adon. Poi il sole nero, appunto, giustamente l'hai detto, è una cosa antica perché è una valenza alchemica, credo, albedo, nigredo, arrivi proprio. E quindi quello che mi ha molto affascinato di questo libro, tanto l'amicizia, io mi sono occupato anche di lui come poeta, quindi mi sono reso conto, intanto ero prevenuto, non prevenuto appunto razionalmente, dico adesso quando un amico poeta, che è poeta di valore, fa il romanzo, e poi mi ha anche detto, ma questo è un romanzo, è una, non dico, insomma, detective story, è un discorso, dice vedrai, esce l'estate, ho detto oddio, giustamente sarà una divagazione, come è giusto fare, a parte che neanche Maigret ha mai scritto divagazioni, perché poi in fondo neanche Simenon ha mai scritto divagazioni, perché Maigret poi in fondo io personalmente lo considero proprio un frutto, adesso è stampato da Reffi, perché i romanzi, come dicono, di Simenon sono tra le cose migliori che sono state scritte. E poi alla fine, se vai a vedere oggi anche la qualità dei Maigret, che una volta uscivano, vi ricordate, proprio con neanche brossurati, cioè proprio uscivano come i gialli Mondadori, insomma, nelle edicole, come Topolino, uscivano così. E in realtà poi alla fine oggi ti rendi conto che c'è la pagina, c'è proprio la scrittura. Quindi quello che mi ha affascinato di questo libro, cominciare a leggerlo, è tante virtù, adesso ve le sintetizzo, ho scritto già due saggi su queste cose, però mi piace proprio ricominciare da capo a memoria. Allora, che cosa mi rimane di questo libro? Mi rimane intanto una grande qualità stilistica,
perché il problema del poeta è che molte volte quando il poeta fa il romanzo, voi lavorate alla sera, voi sapete di cosa sto parlando, senti il peso, quello è il romanzo scritto dal poeta, senti che non ha virtù, ritmo narrativo, capito? Come certe volte quando i film li fanno i teatranti, che ci senti proprio, non ci senti un'altra vivacità, invece qui cambiai proprio passo, come il cavallo, capito? Dal trotto, cioè avevi una fluidità, sembravi un narratore nato, ti scordavi perfino che eri poeta. Poi all'undicesimo capitolo mi parli di un poeta russo, allora c'è tutto, dice, ci ha messo pure la poesia e se la gioca nell'incipit di un capitolo, capito, come chicca, farcendola. Però in realtà questo è un romanzo molto, molto ritmato, molto veloce, che ha molto pregio, però nello stesso tempo non è un romanzo, è agile, è vivo, questa è una virtù. So se le famose virtù delle lezioni americane di Calvino, le cinque, quelle devono essere sei, la velocità, l'esattezza, la visibilità. Cioè, è chiaro, queste virtù ci sono, però c'è anche una qualità stilistica che viene anche da lontano. Adesso non voglio dire banalmente neomanista, cioè certo si sente anche la percezione, la qualità lessicale, quindi si sente che sta alla fine in greco in due parole, ma si sente proprio una valenza, il gusto anche di certe citazioni, quella dell'ombra, però ecco, c'è proprio un ritmo che è bello, una grande adesione, e poi c'è l'idea di riuscire, insomma, con un fervore riuscito a trasformare una storia epocale, insomma una deriva, una iattura epocale, che è questo sole nero, questo impazzimento, in parallelo, capito, proiettarci un proprio malessere tutto moderno, interiore, che è psicologico, intimo, ancestrale, vabbè, scateniamo tutti gli archetipi junghiani, però è anche sentimentale, questa, molto bella, ad esempio, la storia d'amore. Sì. Non so neanche se si può dire, è la storia del non amore, però è una storia d'amore, che è una storia di un malessere amoroso, cioè la storia è finita, il loro rapporto è finito, e uno pensa veramente, dice, vabbè, ho capito, ogni tanto è ancora innamorato, comunque ci sono dei bagliori, la vita che dà barlumi, dice Montale, ci sono dei barlumi amorosi, lui racconta questo corpo, e come un regista è bravo per come gira, non è importante che giri quella bella donna, ma è come la gira, perché non è la stessa cosa fotografare in un modo o nell'altro, questo è quello che, quindi quello che conta è per come è scritto questa cosa. Tu pure se racconti uno scompartimento di Freccia Rossa, lo racconti nel modo giusto, capito? Dai un'immagine contemporanea perfetta e anche spietata, devo dire. Tu aderisci alla contemporaneità, ci sei dentro, non la mitizzi, non ci sono meraviglie del possibile. Ci sono, se non è meraviglia, sarebbe quella dell'impossibile, ma tutto è possibile, purtroppo. Ed è il racconto di un'apocalisse, per usare un titolo, riprende il famoso titolo di García Márquez, no? Vi ricordate, cronaca di una morte annunciata? Questa è la cronaca di un'apocalisse annunciata, perché è annunciata, lo sanno i famosi ingegneri riuniti nel loro meeting, e quindi deve soltanto avvenire tutto. Gli elianti, diciamo così, che bruciano, impazziscono come delle immense cavallettone giganti, eccetera. Poi un'altra cosa importante che mi è venuta in mente prima, mentre tu giustamente parlavi, è che nella realtà di oggi, ecco perché tutto, anche impossibile è impossibile e viceversa, tu sei pieno di i francesi, perché tu hai citato l'Andalusia, la torre, perché poi non è soltanto un discorso della scienza, non è soltanto il quadro, la fusione, tutte quelle cose che noi umanisti, insomma, maneggiamo con devozione, ma anche con una certa difficoltà, no? La fissione dell'ano, tutti questi discorsi da fisici proprio. E non è soltanto questo, è che queste categorie poi oramai diventano intanto psicologiche senz'altro, ma filosofiche, ma anche architettoniche, cioè, hai parlato di questa grossa torre, perché per esempio tutto l'invenzione del luogo, la dislocazione, lo scenario così, è proprio, sembra proprio la creazione di Grido, in una di queste archistar, vengono dette archistar, di questi grandi architetti di Grido, che, capito, nei decenni sono riusciti poi oramai a immaginare, altro che il Guggenheim di Bilbao,
altro che le torri del Teatro dell'Opera di Sydney, quelle erano giochetti, queste cose che avevano affascinato la nostra infanzia, che ormai siamo arrivati, capito, a delle costruzioni incredibili, ed è la norma per la fantasia di un architetto moderno. Quindi tu ti trovi anche un immaginario categorizzato, ormai canonico, che è oltre. Quindi il sole nero è soltanto che cosa? Il cedimento della scienza. Ma non è neanche la scienza che ha colpa, perché il cedimento è della politica, di quelli che hanno voluto spingere la scienza. Infatti c'è un momento bellissimo in cui parli sempre, sembra ancora Pasolini, e ne siamo fieri, ci manca tanto. E ancora il discorso di Petrolio, il famoso romanzo non finito, Brigato Postumo, ed è ancora questo romanzone dove ci ha messo dentro tutto, la Montelison, Cefis, tutte cose che chi ha qualche decennio come me se le ricorda. Potrebbe anche essere stato quello il motivo per cui hanno fatto fuori il grande Pierpaolo, profeta italiano inarrivabile, morto nel 75. Se, quando lo leggi, sembra di leggere l'articolo di domani, non di ieri, l'articolo di fondo di domani. Il famoso io so. E io so, non ho le prove, ma io so, il palazzo, il potere, le lucciole. E devo dire che quel romanzo incredibile, adesso dice, perché parli di Petrolio? Intanto è lusinghiero anche per te che io lo faccia. Quello invece sono i due opposti, no? Quello è un romanzo pletorico, non finito, mostrum, già così non finito, saranno 600 pagine, 700 pagine, forse poteva diventare pure una cosa di 1500, non lo so, è una specie di Ulisses gioesiano che non perché poi alla fine era nutrito intanto di grandi accensioni visionarie, no? Un grande poeta. E poi anche lui ci metteva dentro anche ciclostilati, cose, cronache economiche, economicistiche, macroeconomiche, ci metteva dentro tutto, legate al discorso del petrolio, che già allora cominciavano questi problemi. Noi ci ricordiamo la famosa austerity, sì, sembrava una banalità, cioè, domenica a piedi, poi hanno cercato di darci il guizzolinico, meno male, siamo tutti ecologi, in pectore, nu. Allora, però poi in realtà lì c'erano dei grossi problemi, capito? E allora fonti alternative, frenate, non frenate, nascoste, perché il petrolio doveva essere. Quindi intelligentemente Pasolini aveva creato il romanzo del petrolio, che quella è. Quindi questo mi è sembrato, tanto quello era spropositato, mostrum, veramente obeso di realtà, quanto questo invece è magro, secco, guizzante, come un ricompattato, come un nuovo portatile, capito? C'è tutto, ma tutto in poco spazio, ma qui c'è veramente tutto. Questo è un palmare dell'immaginario, qui c'è tutto. C'è la difficoltà dei rapporti delle grandi città, qui c'è una Milano, certo non è quello da bere, ma non è come potrebbe anche essere Londra o essere ai noi Roma, forse Roma ha delle virtù strane sue, consente delle vie di fuga, questo Fellini lo sapeva bene, ti consente comunque, capito, delle uscite di sicurezza, non quelle di Sirone, e ti consente comunque di non prenderti troppo sul serio. C'era Cinecittà, almeno allora c'era, adesso la vogliono pure chiudere, lasciamo stare, no? Le ignominie di questo periodo, speriamo che qualche battaglia vada a buon fine. Speriamo. Comunque, ecco, questo voglio dire, quindi c'è una difficoltà anche dei rapporti, per cui la nuova coppia, la coppia giovane, sta insieme ma forse non fa più l'amore, o lo fa l'amore male, o lo fa uno e l'altro no, o viceversa, non si riesce più a volersi veramente bene su cose minime, questi domicili domestici, queste case che si condividono sono strane, tu le descrivi, un altro complimento che ti sto facendo, con l'occhio di Antonioni. Io ci sento proprio questo occhio fotografico, perché tu, che sono anche situazioni abbastanza, non sono situazioni povere, sono situazioni agiate, no, sono più o meno ceto medio intellettuale, moderno, insomma, però ci saranno luci nuove, scenari, ambienti, magari letti, capito, all'ultimo, però c'è qualche cosa che poi non va, capito, c'è proprio una grande nevrosi. Ecco. E questa nevrosi poi trova la specificità nel contesto contemporaneo, anche nella tecnologia che dovrebbe questa nevrosi in qualche modo riassumerla, e il racconto con cui inizi, perché si inizia così, come una scena di un film, questo è un film già da girare, c'è un grande tasso di visività, ce lo vedi, ci vedi i personaggi, c'è anche ben tagliato, ben ritmato, e cominci subito con questa scena strana in cui lui parte,
tutuanteremo, insomma, sì, comunque sì, parte, sì. E questo viaggio in treno, in questo treno velocissimo, anche lì con certi momenti in cui l'energia c'è, va via, e sembra che quando vada via l'energia tutto si fermi, come se il nostro immaginario, non il nostro, scusi, presenti, fosse ormai soltanto collegato all'energia, alla fonte energetica. Questa è un'altra profezia, un'altra nemesi. Pensiamoci bene, il nostro fatto che noi dipendiamo dall'energia, e se veramente avremo un altro blackout come quello americano con la neve, per cui sono nati poi non so quanti bambini, perché sono stati 24 ore, bisognava consolare la moglie, o forse consolare i bambini. Gli uomini hanno più paura delle mogli quando arriva il buio, cioè. Oppure in parlare del Canada, no? Che succede? Che noi dipendiamo totalmente, capito? Io ho visto persone veramente, amici, cari, anche compagni, che dicono: oddio, non si connette. Dico, vabbè, si connetterà domani. Non si connette. E tu ti sconnetti con la testa se non ti si connette. Vabbè, infatti, nel romanzo, riprova. Cioè, a un certo punto c'è un accenno alla generazione degli always on. Certo. Che ho trovato, no, veramente. Vedete la deriva anche a livello psicologico. Adesso è ironica la cosa, no? O tragicomica. L'ho trovata scritta dopo. Adesso mi viene in mente, paragoniamo le cose piccole e grandi, Pirandello, no, quando scrisse lì il fumo di Mattia Pascal, poi trovò che il caso il relativismo è sempre lui ci ha giocato il paradosso del suo romanzo, e poi dopo tutto il suo teatro ha giocato il relativismo, però c'era la relatività, cioè tutto il Novecento ha giocato quello, il Novecento si è giocato il nihilismo e il relativismo, poi purtroppo si è giocato tantissime altre cose, gli olocausti, i cosi, atrocemente, però dico come categorie filosofiche e anche concettuali. Questo. Quindi è molto bello questo, il fatto che poi a un certo punto ti rendi conto, questo dico che ha un grosso tasso di visività, e anche è un romanzo film, insomma, che questo film che avanza, questo libro che avanza, ti rendi conto che l'unica salvezza possibile è proprio, cioè, da auspicare l'Apocalisse, per poi ricominciare da capo. Però, finalmente, non nel senso solito del day after. Voi l'avete visto quel film The Road, che è uscito un anno fa, due anni fa, non lo ricordo, che è, direi, il day after, il day after, cioè a un certo punto giravano delle torme di residui, di sopravvissuti, i quali per il, speriamo che non succeda questo realmente, per una scatola di carne, per un po' di cibo, potevano graziare e ammazzare, capito? E quindi è uno scenario incredibile. E allora qui invece c'è da auspicare l'Apocalisse, non tanto, quasi biblica, voglio dire, attenzione, come una punizione contro le torri di Babele, contro lo strapotere del potere, contro l'illusione della scienza di poter non tanto risolvere i problemi, ma specularci sopra. Capito cosa voglio dire? Quindi l'uomo che fa? E poi è curiosissimo che lui, il protagonista, adesso vi do come il trailer un unico guizzo perché non voglio andare oltre, poi ritrova la sua compagna, non dico mancata, ma perduta, la ritrova nel contesto invece anche rivoluzionario, quindi lui si rende conto che non ha neanche capito chi era lei, come forse lei non ha neanche capito chi era lui. Quindi questo è bellissimo ed è molto, è sembra Antonioni. Io non mi dimentico, Antonioni, tu parlavi della doppia personalità, ma voi vi ricordate la professione Reporter? Lascia stare Zabriskie Point, quella era una deriva, era Berkeley, quella era il 68-69. Vi ricordate Zabriskie Point? Vi ricordate la professione Reporter? Grande Jack Nicholson, con sto deserto, con sto cippone, sta Land Rover. Poi alla fine che fa lui, due parole? Lui è un reporter, lui trova in albergo uno, che a un certo punto muore, e lui gioca a far finta di essere morto lui e a prendere un'altra identità. Tutto il gioco di quel film lì è giocare a prendere un'altra identità. Perché questo? Perché anche qui c'è tutto un gioco di identità importante. Lui non capisce chi era il fratello, certo, questo fratello che lui va alla ricerca. E curiosamente uno pensa che che il protagonista va alla ricerca del fratello, in realtà va alla ricerca di se stesso. Tant'è vero che poi ritroverà, e questa è l'abilità sua come romanziere, corto romanziere, lui dice che questo è un corto romanzo, ma insomma forse nelle cose corte c'è il meglio, c'è il tutto. E troverà appunto la sua donna che in modo enigmatico gli svelerà un'altra identità, un'altra psicologia,
e poi alla fine lui sarà poi risucchiato da varie vicende di cronaca, ma anche mentali, e poi alla fine devo dire che questo libro poi lievita, ci fa capire che questa apocalisse annunciata e in fondo meritoria, auspicata, insomma, eccetera, potrà forse riaccenderci una speranza, una possibilità di futuro. Quindi è proprio il contrario di quello che faceva prima il romanzo d'anticipazione. Questo non è un romanzo d'anticipazione, è il contrario, è un romanzo che liquida, che dà il saldo dell'anticipazione, è un romanzo che ricomincia da capo, capito? Che vuole finire presto il prosieguo, l'idea che un romanzo d'anticipazione debba parlare di un futuro ancora da costruire o che ci possa salvare. Noi dobbiamo eliminare il futuro, dobbiamo liquidare il futuro per poter tornare indietro e ricominciare, capito? Quindi è un day after e un day before nello stesso tempo. È curiosissimo, è un riformattare il futuro, in due parole, visto che tu usi il linguaggio tecnologico. Altre due o tre cose te le voglio dire che me ne hai sollecitate tu, quindi me le hai possibile. E il discorso importante dell'immaginario come architettato, perché riguarda anche lo stile. Riguarda anche lo stile. Cioè oggi non si può più scrivere del futuro con le categorie che avevano gli scrittori del passato. Gli scrittori del passato avevano una realtà data, usuale, e il possibile era la fuga, era la fantasia, no? Come Méliès ci metteva la luna, immagino, o Jules Verne, o tutti, capito? C'era questa idea che la fantasia fosse una fuga verso l'alto, verso le stelle, verso un inconoscibile, oltre che uno sconosciuto, capito? Oggi non è così. Oggi è il futuro, diciamo così, la chance del futuro è nel capire se stessi, il gnosis autonomo, stavo pensando adesso, forse il socratico, è nel comprendere, nel conoscere se stessi, non è nel conoscere lo sconosciuto o l'inconoscibile, non c'è più niente che di inconoscibile, sappiamo tutto, dobbiamo soltanto renderci conto del nostro genoma. E infatti l'introduzione che avevo fatto alla fine si ricollega i buchi neri, le cose, ecco, le macchie solari, questo è molto bello anche qui, e i drillamenti, li chiami così, sì, si chiamano così. Il discorso del futuro. E poi c'è dovuto dire una cosa molto interessante, dice la scrittura sta tra memoria e il futuro e manca il focus. Ma sì, poi sai, tutti gli estremi coincidono, manca il focus o invece proprio mettendo proprio a fuoco, capito? Dov'è che, in che cos'è che c'è la scrittura? Tu hai in macchina una telecamera, cioè il poeta fa poesia e romanziere romanza quando mette a fuoco, quando toglie il fuoco. Che cos'è? Perché è difficile. Allora io penso di poter dire che ci sono delle tecniche diverse. Ci sono romanzieri che romanzano, diciamo così, come il mio che toglie l'occhiale, e la poesia ti nasce proprio dal fatto che tu vedi tutto flu, vedi tutto non a fuoco, ed è quello che ti fa perdere la nettezza nella realtà e ti consente delle fughe dell'immaginario vere. Una fantasia che è tua, ma insomma che devi accelerare. Invece altre volte è proprio mettendo molto a fuoco, non manca il fuoco, ma con un pan focus, con un fuoco totale di tutto, anche sovraesposto, quasi, capito, con un'accelerazione. Perché questo mi sembra un libro invece che al contrario non pecchi di mancanza di messa a fuoco, ma invece giochi e esalti e trionfi, perché questo è un grande libro, proprio con la messa a fuoco, con approssimato per eccesso, diciamo così. Cioè tu hai bisogno di questo eccesso di messa a fuoco, lo vedi proprio da come racconti tutto. Intanto un'ombra, vedi, io adesso prendo a caso perché carta canta, io ogni tanto i critici fanno delle categorie, però siccome io sono anche un poeta, quindi ho bisogno poi del testo. Guarda, prenda a caso, intanto un'ombra si insinua fra gli eliostati. Facciamo un po' di analisi, torniamo al valore del testo. L'ombra fra gli eliostati. Già qui c'è tutto quello che ho detto finora. Gli eliostati sono una cosa precisa, messa a fuoco, l'immaginario. E l'ombra è tutto, è l'inconscio, è quello che tu ci proietti, è anche la mancanza di messa a fuoco. Metti a fuoco un'ombra, non è semplice. Quindi è già lì è descrivibile. Prende corpo e forma, quindi finalmente si mette a fuoco, prende corpo e forma, tu la vedi, chiudi gli occhi, la visione si addensa e si concentra. È in jeans e sahariana, ma che scelta azzeccata. Già qui c'è l'ironia di costume,
sei in jeans e saliana, è benissimo, come che bella mise, capito? Non mi ha ancora visto, lei ancora non ti vede, quindi è il gioco della mancanza di messa a fuoco, tu metti a fuoco la sua mancanza di messa a fuoco. È il primo miraggio? La scrittura che cos'è? Il miraggio, ma è il miraggio messo a fuoco. Pensaci bene, pensa quante nuanze, quante. In queste. Siamo alla terza riga. Mi muovo con pazienza, con prudenza, curvo, mimetizzato. Perché ti devi mimetizzare un po' per sfuggire, un po' perché ti mimetizzi mentre stai scrivendo, tu sei mimetizzato, sei curvo e mimetizzato mentre stai scrivendo. Tu stai raccontando quello che stai facendo anche come scrittore, non soltanto mentre sei qui. Tu stai raccontando la tua scrittura. Tu stai raccontando il romanzo, il corto romanzo della tua scrittura. Se mi scopre, mi devi addosso la luce. Sempre questo discorso dell'ombra, la luce. Una frazione di secondo è quanto basta per incendiarmi. Qui non è soltanto la luce, si parla anche di ormai di come raggi laser. Qui la luce è un concetto iniziale, qui parliamo di un raggio luminoso che può condannare, che ti fa male, ti ustiona. La centrale, una frazione di secondo è quanto basta per incendiarmi. La centrale avrebbe il suo primo battesimo di morte, ma non è sufficiente a fermarmi. Ecco, cioè basta soltanto questo inizio del quarto capitolo per dare l'idea di come procede la scrittura. La scrittura procede continuamente, curva, come un esploratore, si esplora e si esplora, lucidissima, mette a fuoco, ma parte dall'ombra verso l'eriostato, e attraversa questo miraggio di realtà, il miraggio, ma in fondo va oltre il miraggio. È possibile andare oltre il miraggio? Questo romanzo ci riesce, perché è un romanzo che trasforma il futuro in miraggio che puoi attraversare. Ecco, questo è l'incanto del tuo romanzo. Il miraggio era lontano, lo perdevi. Io vi volevo chiudere almeno questo primo intervento, poi se volete avere delle cose da dire, leggendovi dei versi di, prima ti parlavo di Rimbaud. Rimbaud ha costruito uno dei libri più importanti, meno capiti, perché veramente quella è la meraviglia del possibile, che è Le illuminazioni, che sono delle prose, non prose poetiche. E questo libro è più avanti di noi, è più avanti ancora del tuo corto romanzo, che già supera tutti i romanzi di anticipazione, perché va oltre, questa è l'Apocalisse, diciamo così, concretata, annunciata come la morte, la morte annunciata di Gabriel García Márquez. Vi leggo soltanto questo piccolo passaggio. Ragazzo, certi cieli hanno affinato la mia ottica. Parlavamo di questo inizio del quarto capitolo, un discorso ottico. Tutti i caratteri sfumarono la mia fisionomia, i fenomeni si commossero. Ma ci siamo. Forse aveva cercato anche lui un sole nero. E qui è un libro, un corto romanzo dove i fenomeni si commuovono, quello celeste, questo cielo verde di cui parla alla fine, che è un cielo che neanche gli impressionisti possono praticare. È un cielo terrifico, terribile. È un'aurora boreale, ma l'aurora boreale evoca così, fa fiabe nordiche, e viva, andiamo tutti in Islanda, facciamo come quando avevamo 23 anni. Arriva fino al tropico del cane. Hai capito? E che non è quello di Henry Miller. Ora l'inflessione eterna dei momenti. L'inflessione eterna dei momenti, l'inflessione eterna, questo è l'aggettivo eterno che è biblico. E l'infinito matematico, Rimbaud sta parlando dell'infinito matematico, mi cacciano per il mondo, cioè veramente, nello stesso Ottocento in cui il grande Leopardi, che non finiamo di amare, aveva conquistato il suo infinito, che è un infinito lirico, l'infinità, cioè voglio dire, lui invece Rimbaud pochi decenni dopo era arrivato, aveva abolito il grande poeta moderno, aveva abolito assolutamente moderno, anzi aveva abolito l'infinito lirico in nome di un infinito matematico. Lui parla dell'infinito matematico, del sole nero. Mi cacciano per il mondo, dice Rimbaud, dove subisco tutti i successi civili, rispettato dall'infanzia strana e dagli immensi affetti. E non c'è un'infanzia strana, non ci sono immensi affetti. Quante cose, quante tare, quanti ricordi di infanzia per chi l'ha letto vengono fuori, c'è un passaggio, una scena sarebbe bellissima. Penso a una guerra, dice Rimbaud, di diritto o di forza, di logica del tutto imprevista, è semplice come una frase musicale. Queste sono le prose dell'educazione, sono quegli incanti. E sembrano anche questo semplice come una frase musicale, una logica del tutto imprevista, ma anche in nome di un infinito matematico. Che tutti gli ingegneri intorno stanno cercando di vagliare, di utilizzare, e probabilmente gli economisti
il mondo del potere economico, capito, vuole, come dire, addomesticare, cavalcare a mo' di tigre. Ecco, questo è l'incanto di questo libro, è questo, che tu sei riuscito da poeta abituato all'infinito lirico, leopardiano, pensare mi fingo, alla finzione suprema, a prendere veramente, a mettere a fuoco realmente l'infinito matematico. L'eliostato che brucia come un quadro di Dalì, quindi è la surrealtà che si trasforma, capito, in quadro vero, reale, concreto e concretato del futuro. Questo è l'incanto di questo libro, che riesce ad essere assolutamente contemporaneo, ad essere romanzo d'anticipazione, ma anche diario, cronaca di una morte annunciata, diario di un apocalisse inevitabile, vorrei dire, quasi auspicabile, così finalmente ci libereremo degli ingegneri asserviti al potere. Capito? E poi nello stesso tempo forse si può iniziare tutto anche ad amare, anche a, capito, a riconoscerci, perché, capito, questa vicenda curiosissima, questa parabola, il fatto di questo, ma come, hai una donna e viceversa, state insieme, non sapete più niente l'uno dell'altro, neanche del vostro immaginario, capito? Vi dovete ritrovare, e questo continente importante che è l'Africa, lo sapete, è Moravia, c'è stato tanto in Africa, l'amava e ci diceva, perché io non smetto di leggere le lettere d'Alzana, che è uno dei libri più belli di Moravia, perché gli ultimi libri belli di Moravia, gli ultimi decenni, è un grande narratore, niente da dire, dopo la noia, e sono proprio questi saggi, specialmente queste cose dall'Africa, le lettere d'Alzana è un libro bellissimo, e lui che cosa ci dice? Che l'Africa è l'unico continente al mondo, lui ha girato un po' tutti, dove la natura è più forte dell'uomo. Allora è più forte l'uomo al punto che comunque c'è una vendetta, una grande nemesi, perché qui brucia tutto. Volevo soltanto per darvi conto della qualità raccontare il brano in cui tu parli di questo grande incendio in cui tutto quanto brucia, ecco, perché mi sembra che dia conto proprio della tua qualità come scrittore. Il futuro, ecco, ieri ostri. Gli eliostati e migliaia si avvinghiano intorno alla vertiginosa torre centrale. Ti sei ispirato forse a queste grandi? Sono specchi a inseguimento solare, perciò non sono immobili. I nuovi girasoli, neanche la fantasia del Calvino degli anni più ancora giovanile, degli anni 60, 70, Ticon Zero, le cosmi comiche, non altro che cosmi comiche, le cosmi tragiche. Sono specchi a prova di tempeste di sabbia. E poi ancora. Aspettate che vi leggo, ma ormai brucia tutto, ecco, vediamo la qualità e cerchiamo di capire perché un romanzo è bello rispetto a un altro, perché comprende tutto, ma ormai brucia tutto, quindi è un momento in cui proprio tutto è una scena clou, insomma, è una scena in cui brucia tutto e brucia anche forse il modo di scrivere, tutto quello che tu ami della scrittura, di te stesso. Le fotografie a contatto con il calore si piegano, mutano consistenza, si staccano dalla parete. Lui sta parlando del suo immaginario, lui diceva che lo scrittore è scrittore quando riesce, come dice, la memoria, le cose, non lo so se mette a fuoco, toglie il fuoco, o se condensa la parte di ricordo con la parte dell'immaginazione, perché poi gli scrittori sono strani, ognuno scrive in un modo diverso, certo Hemingway scrive in un modo, lo stesso Joyce in un altro, Virginia Woolf ha costruito ogni romanzo in un modo diverso, pur essendo lei sempre lei. Non puoi pensare che Gita Alfaro sia uguale, capito? Va bene così. Bello questa idea che questo fuoco non si limita a bruciare tutto, gli ostati, capito? Ma brucia anche le foto nostre, che noi mettiamo nei nostri ricordi, i nostri immaginari, i nostri affetti. Si staccano dalla parete, i bambini, le famiglie, i giochi, sono tutti a terra per questo epilogo impensabile. Tu mi stai raccontando una fine del mondo parziale, un apocalisse, e mi stai raccontando che i giochi stanno cadendo per terra. Questo siamo in un punto in cui tra l'altro sono molti giochi, lì c'è tutta una parte bellissima di giochi, quindi tutto si tiene, guarda, scienze e misteri, è di carte, ma anche questo Happy Maze, cioè bellissimo, il castello, vedo, fatto col mais, con la natura, cioè la natura può essere un gioco, ma può essere anche un sole nero che va davanti. È possibile che nessuno sia riuscito a prevederlo? Di chi la responsabilità? E queste sono le grandi domande etiche pasoliniane, io so, poi di chi?
inizierà fra i sopravvissuti, ecco l'uomo ironico, l'intellettuale civile, inizierà fra i sopravvissuti la solita conta. Gli sfonda il manager dal viso impassibile, ne conosciamo anche i nomi, i cognomi, tirata secondo il miglior cliché. Usciranno le Cassandre, quelle che avevano previsto tutto, no? I pluripremiati best men si alterneranno a microfoni con potenza stellare, li poggeranno sul silenzio di questo Ground Zero. E lui con Ground Zero ci prende come categoria la grande sintesi, il grande significato di quello che è successo, di che Ground Zero è nominata tutta l'aria che forse alcuni di voi hanno visto come è ridotta adesso dopo l'11 settembre. Quindi l'Unione Europea non è soltanto quell'apocalisse annunciata, anche, ma è diventato un modello, una scheggia, una talea per questa grande apocalisse di cui tu ancora vai romanzando. È un Ground Zero, il rischio è un Ground Zero, che il futuro sia un Ground Zero. Venendo in questo luogo calpesteranno la cena dei loro cari, e qui si instaura una vertigine, perché questo della cenere di questo grande, capito, di questo aver bruciato il passato, ma anche il culto dei morti, delle vestigia del padre, è personalmente un momento molto molto bello, molto, capito, molto delicato. Ma intanto persegue lei immarcescibile. Qui si sta scorporando tutto, i corpi dalle anime, le verità dalle menzogne, i fatti dalle ipotesi. Il nostro adesso sarà il fallimento peggiore. E lui, il futuro tuo auspicato oppure temuto è tutto qua dentro. Il problema, il rischio che tutto quanto si scorpori da se stesso, la forma dalla sostanza, la materia dall'anima, capito? Ecco, i corpi dalle anime, la verità dalla menzogna. E questo è il miglior scenario che tu potresti costruire, una specie di, io parlo di Buzzati, capito? Un tuo deserto dei Tartari, una tua meraviglia del possibile, dove veramente il monito era questo: attenzione a non dover arrivare realmente, non soltanto nel mio libro, ma nel nostro immaginario, nelle nostre cronache, nei nostri film, nei giochi dei bambini, a un domani, anche nei giochi virtuali con cui appunto l'infanzia si diletta e cresce, a non dover arrivare un domani realmente a scorporare i corpi dalle anime, cosa che neanche i peggiori ideologi possono seriamente farci credere, a scorporare la verità dalla menzogna. Ecco, tu prima citavi Bufalino, è uno dei romanzi più belli di Bufalino, Le menzogne della notte, perché forse nella notte puoi spacciare per verità anche le menzogne. E io ti ringrazio di questo, ti ringrazio di essere riuscito con un libretto così di 115 pagine, se non ricordo male, agilissimo eccetera, ad aver messo dentro tutte queste ansie, queste domande, questi problemi, ma anche queste soluzioni. Grazie. Chi è che ha qualche cosa? Ciao. Ciao, arrivederci. L'avete letto? Sì. Avete commentato? Cosa? Posso esprimere il come mio... Devi, mio come devi? Vuoi vedere? No, ci preoccupare. Devo dire che ho ascoltato con grande interesse il dettagliato e approfondito resoconto critico dell'amico Plinio, e sono felice che Marco abbia trovato in Plinio Perilli un così autorevole ed entusiasta, entusiasta estimatore. È la verità, in sostanza, perché io ben ti conosco, Pini, abbiamo avuto proprio modo di collaborare a stretto giro di gomito anche nella realizzazione di libri che io ho curato e che di cui tu hai scritto belle introduzioni. È bello quando veramente, a parte l'amicizia, la stima profonda anche nella poesia, diciamo, ma l'idea che poi veramente arrivi a un libro bello, importante. Assolutamente, ma infatti per questo è una gioia doppia. È una bella cosa, perché io ti conosco come, oltre che critico qualificato, come una persona dotata di grossa onestà intellettuale, e quindi traspira questa tua sincerità e emerge in maniera netta questo entusiasmo di Pigno nei confronti di questo libro. Però, siccome tutte le situazioni della vita sono a duplice sfaccettatura, vi devo confessare che io mi chiamo amichevolmente, affettuosamente, Marco, giovane scrittore, perché tu sai, Plinio, che uno scrittore si dice giovane scrittore fin tanto che uno non è arrivato al successo. Ora, come prefigura Plinio Perilli, ma Marco Righetti ha un grosso successo, e a quel punto non ti potrò più chiamare giovane scrittore. Mi spiace, caro Marco, va bene.
Quindi tutto ciò passi da giovane, da eterno giovane scrittore a scrittore vecchio, salti la maturità, esatto, avanzando. Ora devo dire, ho ritrovato a livello di maggiore dettaglio molte delle emozioni che io ho vissuto nella lettura di questo libro. E infatti il giorno dopo averlo letto andai da Marco e gli raccontai di certo appunto queste impressioni di lettura che ho provato, e lui mi invitò, diciamo, a metterle su carta, cosa che io abitualmente non faccio, però diciamo nell'ambito di un rapporto amicale mi sono esercitato a questo. E come osservavi giustamente tu, Marco, la scrittura ha sempre questa qualità di portare al livello di consapevolezza certe istanze che uno aveva appreso inizialmente al livello intuitivo, no? E quindi nel tentare di individuare le linee guida del romanzo attraverso la definizione di appunti di lettura scritti, ne ho captato ancora meglio le coordinate. E ciò che, come ti raccontai, la cosa che più mi ha colpito in questo romanzo è come lui sia riuscito, Lino ha sottolineato la ricchezza di sfaccettature, come lui sia riuscito a mettere insieme, tutto sommato, una struttura di romanzo noir, una struttura di romanzo complesso, un romanzo a narratività forte, quindi dove ci sta una trama ricca, degli scenari esotici importanti, una serie di personaggi che si intersecano tra loro, di piani di lettura che si sovrappongono, come si è riuscito a sintetizzare tutto questo all'interno appunto di un breve libro di 115 pagine. E appunto questa cifra stilistica rappresenta, come sottolineava Plinio, la qualità dell'opera. Qualsiasi lettore un po' consapevole lo capta già a un primo livello di analisi. Ma come è riuscito? La cosa interessante è come è riuscito Marco in questo intento, cioè mettere insieme questo magma di situazioni e renderlo credibile all'interno di un libro così breve, appunto un corto romanzo, come è stato definito, mi pare, non da te, ma dall'editore. Sì, dall'editore. Come ci è riuscito? E ci è riuscito attraverso moduli espressivi che sono tipicamente poetici, e quindi da qui poi penso derivi anche l'entusiasmo di Plinio, che come sapete, oltre ad essere un critico qualificato, è anche un noto poeta. Ci è riuscito appunto attraverso una decodificazione del tessuto narrativo attraverso lo strumento della poesia. La poesia, voi sapete, che è eminentemente strumento evocativo, cioè crea le emozioni, crea le situazioni comunicative attraverso un accostamento di stati d'animo che poi dopo si alimentano l'un l'altro, inducendo nel lettore appunto quella che tu stesso sottolineavi, quella autoidentificazione con lo scenario del testo, che implica poi il piacere e il coinvolgimento della lettura. Quindi Marco, questo mi ha colpito, è riuscito proprio ha inventato, perché c'è un'invenzione stilistica, tu Pino l'hai esplicitato bene, questo sia pure con altre parole. Perché non hai difetti a volte, non sempre, dell'intensità lirica che a volte è troppo elegiaca, capito? Invece lui è riuscito, conserva la scioltezza ritmata del narratore. Quindi, esatto, quindi lui si è dimostrato un vero narratore, ha scritto un vero romanzo utilizzando però dei moduli stilistici della poesia, moduli fortemente evocativi che tengono le scene collegate tra loro e danno una fluidità e una credibilità al romanzo, riuscendo, diciamo, a farne un'opera compiuta e risolta anche all'interno di questa breve scrittura. Ora, ciò è premesso, poi abbiamo fatto delle riflessioni con Marco, e proprio a questo proposito il mio intervento serve soprattutto a questo, visto che qui abbiamo il piacere della tua esperta presenza. Io mi sono detto questo: Marco effettivamente dimostra delle doti di narratore, e che non è facilissimo, perché sappiamo bene che poesia e narrativa sono due generi espressivi tra loro completamente diversi, benché abbiano il comune elemento testuale. Presenta le doti di narratore. Ora, a mio avviso, qualora lui volesse aspirare a un risultato editorialmente importante, che questo libro, parliamoci chiaro, è un libro molto bello, come tu hai sottolineato, ma è anche un libro che ha certe attitudini sperimentali, questa cifra stilistica comporta anche un po' un godimento da parte degli appassionati di lettura, di persone, diciamo, dotate di un certo livello di sensibilità e di atteggiamento critico.
secondo me lui avrebbe le qualità per trasformare, visto che padroneggia la spinta, la propulsione e la narratività, avrebbe le qualità, e penso che forse lo stia già facendo, in un prossimo romanzo, per utilizzando queste doti e incardinandole all'interno di una struttura narrativa più tradizionale, pur senza perdere della sua identità e della sua forza espressiva, potrebbe arrivare a fare un'opera, veramente potrebbe portarlo a un consenso da parte di un più vasto, esatto, un romanzo più tradizionale, diciamo, che non abbia queste caratteristiche di sperimentazione di questo romanzo, che è interessantissimo. Però lui un domani, con queste risorse, voglio dire, qua già ci sta dentro, tu l'hai detto, ci sta dentro un film, tu sei, sei un esperto di film, quindi anche qui effettivamente ci sta dentro già una sceneggiatura, una trama, un ritmo. Allora, anche semplicemente, questo è un'opera compiuta, non ci si torna sopra, ma se lui, per dire, avesse detto, beh, questo consideriamolo una sorta di, come si dice, Pino, nel cinema, di trattamento. Treatment. Consideriamo una sorta di trattamento di un soggetto cinematografico. Adesso io su questo voglio costruire voglio costruire un romanzo strutturato, un romanzo di 400 pagine, per esempio. Avrebbe potuto benissimo farlo, e sarebbe stato in grado di farlo. E consideriamo che questa è anche la sua prima esperienza, non è cosa di poco conto, cioè dopo questa prima esperienza lui sarebbe benissimo in grado di fare un romanzo tradizionale strutturato ad alta dose di narratività e anche ad alto percentuale di possibilità editoriali, in sostanza, perché potrebbe venire incontro anche le esigenze di un pubblico, diciamo, comunque acculturato, però più popolare, che ha il piacere della lettura, il piacere di farsi trasportare alla trama narrativa, perché appunto le sfaccettature ci sono tutti, personaggi e psicologie. Io personalmente amo molto il romanzo, il racconto lungo, il romanzo breve, che lo so, è uno stile bellissimo, perché attenzione che anche grandi scrittori, ma Le notti bianche è un romanzo breve, Il giocatore è un romanzo breve, possiamo passare, parliamo di Dostoevsky, parliamo di Dostoevsky, la sonata Kreutzer è breve, quindi non è Anna Karenina o Karienina, che si vogliono, ma finiamo anche autore del Novecento, Conrad, ha scritto Nostromo, quindi è così, poi ha scritto La linea d'ombra, è strepitoso, no? Insomma, ed è breve. E perché no? Ci sono dei romanzi che Thomas Mann, La morte a Venezia, Antonio Kroger, Il Tristano, sono brevi rispetto ai Buddenbrook e alla montagna in Catania. Quindi non è detto che a volte, come un pittore a volte ha bisogno di due per tre, oppure fare, come i coniugi Gianolfini, un grande quadro in un piccolo spazio, perché no? La morte di Ivan Illich, voglio dire, io credo che certe volte, però hai ragione, ci si fanno anche un po' le ossa con dei romanzi brevi, perché comunque il romanzo più disteso crea altri problemi. Esatto, attenzione, al punto che, ma voi l'avete capito, non è neanche detto che se domani un editore ti dicesse tu adesso Sole Nero me lo ami, non è vero, perché forse Sole Nero deve rimanere così. Deve rendere lo so che già sta lavorando, c'è un cantiere letterario già aperto, peggio di Monfalcone. Cioè, voglio dire, anzi, per fattore mi sa che sta chiudendo, no? Adesso la cantieristica è parte di schifo. Ci sono state. Comunque, questo doveva essere così. Doveva dare quel senso. No, anche io mi ho citato Garcia Marquez, infatti anche La una morte annunciata è un romanzo breve, no? Certo, rispetto alla Muore tempi del colera, ovviamente, Cent'anni di solitudine e Compagnia bella. C'è un momento in cui uno ha bisogno. Hai fatto bene a mettere a sottolineare il discorso del rapporto tra poesia e narrativa, che è il grosso problema, ma il grosso bisticcio, ma anche il grosso segreto, perché non sempre ci si riesce, ci si è riuscito. Adesso dico una cosa, qui lo dico e qui lo nego. Voi lo sapete che Leopardi meditava un romanzo, tutti i poeti, Baudelaire, meditavano dei romanzi, non hanno forse loro morti entrambi i giorni, specialmente il povero Leopardi. Leopardi doveva scrivere un romanzo che è la storia di un'anima, questo è il titolo, io l'ho anche curato, no? Degli appunti, alla fine poi ci sono degli squarci biografici, diaristici, capito? L'arrivo della cugina, finalmente ha conosciuto la cugina, si è innamorato inutilmente, poverino. Però insomma, e pensava di poter questa materia che era tutta diaristica trasformare in romanzo, quindi non è facile riuscire a calarsi in un romanzo altro mettendoci una forte adesione al tuo stesso immaginario, creando un alter ego che è lui, che non ha niente di te, però che tu, Madame Bovary, c'est moi, in cui tu ci metti tutto te stesso, lo sguardo surreale,
quando Antonioni andava in giro nel deserto Bertolucci diventa, no, Bertolucci diventa lui l'ultimo imperatore. Beh, chi sceglie le inquadrature e lo sguardo, sì, vedo, quello che io ho amato ritrovare, tu hai ragione, è questo sguardo poetico a una realtà che è corto romanzata in tempo reale con grande lucidità, ma vorrei dire anche con grande nettezza, decisione. Non è, questo è un libro anche forte, anche, non è un libro che scambi la messa a fuoco o la distorsione della poesia come, capito, è struggente. Cominciamo ancora, perché vedete come ogni frase conforti con la teorizzazione. Vi leggo ancora anche questo, guarda. È un attimo, pagina 59 per chi ce l'ha, è un attimo, mi ruota nei sensi. Lo sregolamento dei sensi di Rimbaud, mi ruota dei sensi, sono coinvolto nel rimescolio, perdo l'orientamento, quindi in questo momento non vede bene o sente tutto, sente con gli occhi, vede con le reti, mi aggiro tra pietre e argilla, e ecco qui il regista, il rosso si staglia con le sue fettucce di sole, qui comincia a girare, e gira in Technicolor, tutte queste fettucce di rosso, queste colore dell'argilla, i rossi, qui diventa proprio pittorico. Con le sue fettucce di sole stese a terra, prigioniere e accecanti, il sole è steso a terra, ma di essere nero, vedete come è diventato rosso, è diventato tante cose. Non riesco a fissare le cose, gli occhiali mi proteggono poco. Un'improvvisa barriera oscura la visuale, e anche qui di nuovo c'è questo scuro, questo impianto visivo che era così netto, così forte, acclarato, alla fine si riperde, ritorna nell'ombra come dicevo prima. Alzo la testa allucinata, colgo venature di scuro. C'è qualche fenomeno che sta catturando la luce, gettando nell'indistinto picchi, dune, canyon. Sono nuvole altissime, rarefatte o è un'eclissi? Cioè, che cos'è? È la mancanza della luce, l'oscuramento di un'eclissi, oppure è questo scenario strano, apocalittico? È bellissimo, veramente, questa parte in cui poi cogli le venature di scuro, c'è una grande maestria dei colori, della luce, proprio da maestro della fotografia. Io penso sempre a Storaro, che raccontava che il suo problema non era tanto quello quando ha fatto il Terre nel deserto, ma anche altre cose. Ma pensa al Terre nel deserto perché c'è il rapporto tra la notte e il giorno, perché il discorso dell'ultimo imperatore l'ha risolto poi con i rossi, i gialli, ricordate, no? Con quelle cromie proprio che tra l'altro corrispondevano anche ai culti, alle preghiere, no? ai vestimenti, insomma, dei buddhisti. Mi ricordo che nel Telesetto raccontava di questa difficoltà, sicuramente nella seconda parte, di aver raccontato questa luna che passava, quindi cioè, il deserto non è, esalta anche le tenerezze delle notti, dei celesti, non è vero che è soltanto quella luce del di giorno. E quindi c'è un momento bellissimo in cui lui attraversa questa cittadina, non so se vi ricordate, e entra in queste abitazioni e c'erano questi cortili infuocati di luce, abbacinati di luce, e poi sotto c'è questa ombra, quindi è questo cunicolo, questo labirinto tra ombra e luce, che mi ha ricordato questo passaggio in cui tu non ci vedi più perché sei abbacinato, cioè è la troppa luce che ti riporta all'ombra, e non è un quadro di Caravaggio, è proprio il tuo romanzo, è questa emergenza proprio, capito, dell'apocalisse epocale. Mi pare si possa anche concludere che Marco, diciamo, attraverso questa esperienza ha maturato una grossa consapevolezza di sé, sì, anche come narratore, e anche attraverso, diciamo, il confronto, l'interfaccia con le tue riflessioni di ordine critico, penso che hai comunque, diciamo, acquisito un livello di convinzione. Cioè, aspettiamo grandi cose, quindi adesso propongo una cosa, hai una responsabilità di farla più spesso, perché tanti complimenti l'importante è che un onore, facciamo la domanda, non è un fatto di complimenti, un onore si deve confrontare con il suo pubblico, e poi se è un pubblico di amici, di persone che ti parlano serenamente in un contesto costruttivo, e allora uno ha, diciamo, un riscontro importante poi da mettere a fuoco nei successivi sviluppi. Infatti vedi, noi amici ti diciamo
come dice Plinio, hai fatto bene, però ti attendiamo proprio per questo, ti attendiamo a risultare ancora più importante. Sapete che cosa è bello di lui? Bravo. Che lui non separa dalla parte la scienza, anche se 10, 11 anni, 13 anni, il climaterio della cosa, del ciclo, sì. Parte degli scherzi e del sole, non separa la parte della scienza dall'altra parte l'intimità, il mondo anche poetico, la ricerca del tempo perduto, no, riesce ad apparentare, questo è molto abile, nel far capire che questo scenario in qualche modo assorbe anche il tuo io, il tuo ego, il tuo essere, insomma tutte le sfaccettature e viceversa, capito? Questo è impossibile, non ci si può salvare o comunque non si può godere della modernità se si continua a staccarla, a farne parlare i sociologi, gli scienziati, futuro, capito? Anche i romanzieri d'anticipazione, se no sembra una categoria a staccare che poteva andare bene al tempo di Jules Verne, ma non più adesso, capito? Forse veramente, io ribadisco quello che ho detto, dal 1984 si è capito che era il dies a quem a quoi ad quem, cioè oltre non può più andare, non possiamo più parlare del futuro, ormai l'abbiamo raggiunto il futuro, noi lo stiamo vivendo il futuro, il futuro è il nostro presente. Ecco, questo è il concetto che mi piace. Bonanno ha scritto 2666, che mi pare che sia come a livello di numeri il più avanzato, mi pare che oltre non sia andato. No, anche questo mi fa venire una riflessione, che si è raggiunta però la consapevolezza diversa circa il futuro, ovvero che quello che facciamo adesso ha una ripercussione. Spesso si parla che mondo lasceremo ai nostri figli, ai nostri nipoti, nell'ambito dell'ecologia, certo, eccetera. Per questo la riflessione è diventata più vicina a noi, circa il futuro. Se il futuro è il nostro presente, pensa che post futuro lasceremo ai figli, se continueremo a inquinare il pianeta, le cose, eccetera, in compagnia bella, le tempeste solari, cioè, non, quindi abbiamo una responsabilità maggiore, certo. Quindi ci vuole una maggiore etica del futuro. Certamente. Ma anche del presente. Certo. E se il presente è il futuro. È tutto. E se lo scrittore, l'interprete, è lo scrittore. Il 2001 spazio è avvenuto 11 anni fa, cioè, ormai abbiamo superato anche Kubrick. Possiamo tornare all'età della pietra con l'osso buttato di tornare scimmie oppure veramente essere lì di questo futuro presente. Certo. Veramente, hai detto una cosa molto importante, l'accento sull'etica. Vero. No, stavo commentando, e se lo scrittore, l'interprete e lo spirito del tempo, oggi c'è bisogno di scrittori che veramente riescano ad esprimere certe idee. Non ce ne sono sempre. Molti, eh. Come? No, c'è sempre bisogno. Sempre bisogno, però oggi non ce ne sono molti. Ricordate Sciascia, adesso non c'è più, Pasolini. Scrittori che veramente fossero capaci, morale, di avere di poter dire delle cose, non dico. Oggi però non ci sono. Sei molto attento al mondo della letteratura. Oggi non ci sono grandissimi protagonisti che dicono delle cose. No, mi spiace dirlo questo, perché non è che uno rimpiange sempre l'età dell'oro, ma mi sembra in questo momento di scrittori diciamo etici di grande non ce ne siano. Esatto, di contenuti importanti, magari bravi, raccontano storie, eccetera, ma che veramente portano alla luce. Poveraccio, c'è cose. Sì, ciao. Diciamo che la strada in assoluto. Sì, c'è qualche reportage, voi sapete Saviano, però. Sì, io ho fatto pure una recensione sul libro di Saviano. Appunto, qualche reportage c'è, però è anche vero che quello è un discorso drammatico e molto importante, legato. Noi stiamo parlando ancora, forse ancora peggio, della mafia e delle cose, è una peste terribile. Noi stiamo parlando di una cosa ancora più grave, di come la scienza o la tecnologia e il potere su di essa può fare esplodere o implodere il pianeta. Certo. Cioè, insomma, vorremmo anche fare una bella lotta seria, vera contro la mafia, le camorre, cioè, non è che poi è tutto collegato. Qui siamo ancora il rischio. In effetti il passo che hai letto tu prima di Marco era proprio un passo che sollevava le più grandi questioni etiche, quindi il discorso che facevamo prima è assolutamente azzeccato per il romanzo di Marco, insomma. Che poi il discorso che faceva lei, Stella, riguardo all'etica è molto collegato anche alla pedagogia, tra l'altro. Io stesso, sai che tra l'altro Pasolini era molto legato alla pedagogia, fin da quando era giovane, durante la guerra anche insegnava, poi ha avuto le sue traversie, ma era proprio un pedagogo nato. È molto importante come tu insegni. Tu parlava di Gianni Rodari, mi ricordo le filastrocche di Cielo e Terra, ma è importante perché se tu sbagli a costruire un immaginario, non hai la libertà giusta,
altri, che tu puoi anche colonizzare l'infanzia. Certo. Tu decidi che l'immaginario gli deve essere pilotato dalla pubblicità per fargli comprare o no delle cose, e tu lo rovini per sempre, capisci cosa voglio dire? La vera libertà. Io credo che la scrittura, nel caso migliore, in generale, abbia questa responsabilità e questa capacità. Esatto, di poter liberare la fantasia. Diceva un mio professore di università che gli educatori, i pedagogisti hanno sì, o gli insegnanti in genere, hanno sì un grande potere, ma allo stesso tempo anche una grande responsabilità, proprio per questo motivo. Sto scherzando. Gli insegnanti ancora di più dei genitori, sì. Perché a lui mi dice, la famiglia è terribile, molti hanno situazioni, però dice, mi salva la scuola, ma se non ti salvi neanche poi fuori, con la socializzazione, il gruppone, non lo so. Certo. E poi c'è un etere che, perché noi stiamo parlando della famiglia, della scuola, una volta contavano queste grandi entità, ma adesso ci sono entità che sono ancora superiori, voi sapete, la rete, i media, i social network, sembrano cavolatine, ma sono cose molto grosse. Non è che le mitizie, anche molto invasive. Ma anche, tu sai, diciamo, io ieri sera su Facebook hai visto quello che mi ha detto, ma allora veramente ha un deterrente forte, ha un'importanza forte, per come la usi bene o male, capito? Assolutamente. Non capisco. Il segreto che lui voglia chiudere la